Giuseppe, seconda edizione. Tu sei già venuto qui. Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza con noi giovani europei? E raccontaci anche un pochino, in un frammento, quella che è stata l'esperienza dello scorso anno. Sì, allora io parto dal presupposto che questa sia una delle iniziative più lodevoli che vengono fatte in Regione Campania. Abbiamo avuto modo con la vostra associazione di sviluppare una profonda collaborazione attraverso il metodo del dialogo strutturato. Quindi, partendo da questi presupposti e sulla base dell'ottimo evento dell'anno scorso, dell'ottima manifestazione che fu fatta, credo che ci siano tutti i presupposti per dare continuità e soprattutto per avvicinare i giovani al rapporto con le istituzioni. Oggigiorno viviamo in un complesso particolarmente difficile in cui non è facile poter sviluppare un confronto tra i giovani e le istituzioni, in cui i giovani si sentono sempre più distanti dalle stesse, e abbiamo bisogno non solo di un intervento istituzionale, ma abbiamo bisogno che appunto le associazioni giovanili avviino percorsi di questo tipo, soprattutto mettendo in contatto giovani provenienti da regioni diverse, così che ognuno possa raccontare la propria esperienza, possa raccontare il proprio territorio, i propri strumenti partecipativi e creare delle sinergie, delle reti territoriali, delle reti regionali. In questo l'associazione Mobidic è molto brava, sono anni che va avanti in questo percorso, in questa visione, e noi la sosteniamo in toto, insomma, anche perché abbiamo la necessità nel proporre delle azioni agli organi decidenti, agli organi istituzionali. Abbiamo bisogno di sapere realmente i giovani cosa ne pensano e qual è il momento più importante, se non quello di un processo informale rappresentato dal dialogo strutturato e dal confronto, per accogliere quante più istanze possibile da proporre agli organi decisori. Ecco, si parla di giovani, talvolta si è parlato di generazione X, adesso con i social si vive un momento particolarmente difficile perché si vive anche un'aggressività ovviamente mediatica, ma i giovani d'oggi in realtà proposte ne fanno? Sì, i giovani fanno tante proposte, hanno forse una difficoltà generale di non venire a conoscenza delle azioni che già sono state messe in campo. Noi durante le manifestazioni che abbiamo sviluppato in questi mesi, in questi anni, molto spesso ci siamo confrontati proprio con situazioni di questo tipo. I giovani propongono cose che già sono state messe in campo e che non le si conoscevano. Quindi la cosa da cui bisogna partire, secondo me, è la conoscenza delle opportunità, semplificare questo rapporto che poi è paradossale. Nel momento storico in cui ci sono le tecnologie che arrivano a tutti, in qualsiasi parte del mondo, e noi riusciamo in un paese come il nostro ad avere un utilizzo efficace delle stesse. Quindi c'è un punto importante da affrontare, quello della comunicazione e della conoscenza, dopodiché bisogna ben rappresentare le istanze. Io credo che i giovani hanno tante idee, l'importante ecco appunto che conoscono le cose che già sono state messe in campo e che soprattutto siano in grado, superando anche una timidezza che appartiene a queste generazioni, un po' una generazione chiusa in se stessa, superando la timidezza quindi di essere chiusi in se stessa, di esporre, di avere qualcuno a cui poterle raccontare, qualcuno che, nelle quali loro si possono rivedere, le nuove generazioni possono rivedersi nei forum, nelle associazioni giovanili, che siano da organo intermedio appunto tra le istituzioni a livello centrale, siano nazionali, regionali, comunali, e i giovani stessi, appunto quello che fa i forum, quello che dovrebbero fare le associazioni.